Buongiorno, siamo ancora in diretta qui dallo stadio del nuoto a Riccione. Come vedete siamo proprio a bordo vasca. In questo momento sono in corso le finali per la pallanuoto. Come ricordate, come abbiamo insomma ricordato in questi giorni durante i collegamenti, erano 14 le società, circa 200 gli atleti partecipanti. Stiamo vedendo le ultime fasi finali, la vasca proprio davanti a noi, si stanno sfidando Modena e Piombino, mentre invece sulla vasca a lato abbiamo Falconara e i padroni di casa che ci stanno ospitando, Riccione. Queste diciamo sono le ultime fasi per quello che riguarda la pallanuoto master. Poi da giovedì a domenica prossima sarà la volta invece dei master dei nuoto giovani, e ci sarà anche la sezione, diciamo, lo spazio dedicato alla pallanuoto. In questo caso saranno sempre i giovani a scendere in vasca, saranno circa 24 le società per un numero superiore ai 300 atleti. Allora, qui accanto a me abbiamo Massimo Tesei, che è responsabile nazionale del nuoto WISP, e con Massimo facciamo un pochettino il punto della situazione di questi master che si sono svolti a Riccione. Si sono praticamente ricomposte insieme giovani e master per i 50 anni, perché insomma c'era anche questa ricorrenza. Come è andata la manifestazione? Innanzitutto buongiorno a tutti, siamo alle queste fasi finali di questa prima parte, dove già il nuoto master ha completato le gare all'interno. E il primo bilancio è un bilancio positivo, sia dal tempo che ci ha assistito in queste giornate, che ha permesso quindi di svolgere regolarmente anche le manifestazioni all'esterno. Stiamo quindi concludendo la parte della pallanuoto master e diciamo tutto è seguito secondo naturalmente il programma fatto dai nostri collaboratori, dai nostri tecnici. Non ci sono stati intoppi in queste giornate, sono state giornate in cui naturalmente abbiamo cercato di far prevalere quello che è un po' il nostro primo obiettivo, questa naturalmente grande partecipazione, questa passione dei nostri associati per le attività dell'acqua, del nuoto, e dove come WISP non vogliamo mai far sì che invece a prevalere siano gli aspetti agonistici e prestazionali. Quest'anno un altro dei motivi insomma di festeggiamento era la data anche dei 70 anni proprio dello WISP, dello sport per tutti. In questi giorni insomma abbiamo raccolto un po' di testimonianza anche di chi partecipa, perché poi effettivamente è una manifestazione che è fatta di persone, no? di storie, e in tanti ci hanno detto e ci hanno portato la loro testimonianza raccontando per l'appunto della bellezza del nuoto. Diciamo che questa è, con la settimana prossima ci sarà diciamo la fase finale di tutti quanti i campionati. Ricordiamo che la settimana ancora precedente c'erano stati nuoto sincronizzato a Bolzano, quindi sotto questo punto di vista veramente un salto di qualità diciamo per tutto quanto il mondo del nuoto WISP quest'anno? Quest'anno di nuovo l'appuntamento in generale registra l'aumento dei partecipanti, e quindi questo segnale ci gratifica e è un risultato che ci dà anche valore su quello che è stato il lavoro portato avanti in questi anni, dove abbiamo cercato sempre di far sì che questi appuntamenti fossero in primis degli appuntamenti di festa, dei momenti di aggregazione e di socializzazione. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna che l'impianto fosse disponibile per tempi maggiori, e quindi abbiamo deciso di concentrare su Riccione gran parte delle nostre iniziative. Questo ci ha permesso quindi di dare ancora più risalto a questa festa dei 70 anni della WISP, e questo naturalmente 50° appuntamento per i nazionali di nuoto. E in tutto questo stiamo lavorando per poter far sì che i nostri appuntamenti, andando avanti, possano sempre essere organizzati in contesti dove naturalmente questo aspetto di socializzazione, di aggregazione, sia il punto principale che noi cerchiamo di mettere avanti e percepito anche da tutte le persone che poi ci seguono.
La settimana prossima, in occasione dei campionati nazionali giovani, ci sarà anche il corso infatti per giudici di nuoto sincronizzato, proprio in un'ottica insomma di potenziare ancora di più, no, l'attività in questa, in questo, sì, senso. La necessità di questo incremento importante che abbiamo avuto nell'attività del sincronizzato ci porta naturalmente a dover dare risposte in termini sia tecnici che numerici al settore dei giudici del nuoto sincronizzato. Quindi ne abbiamo approfittato per poter far sì che in queste giornate anche la formazione dei giudici di nuoto sincronizzato potesse così iniziare il suo percorso, che si concluderà tra un anno, perché poi inizieranno qui a fare la prima parte teorica di questo corso, per poi naturalmente andarla a concludere a giugno del 2019 con, diciamo, gli esami finali, tutta la parte pratica che dovranno svolgere. E quindi su questo ci impegneremo naturalmente a far sì che il sincronizzato abbia un'ulteriore risposta in termini naturalmente qualitativi per quelle che saranno le manifestazioni che verranno svolte poi in futuro. Perfetto, ricordiamo come ultimo appuntamento, oltre alla settimana prossima ancora qui a Riccione, poi il 21 e il 22 a Piombino per i campionati delle acque libere, e poi insomma l'auspicio di ritrovarci qui a Riccione per l'edizione dell'anno prossimo, insomma, dei campionati. Sì, la manifestazione si concluderà, le manifestazioni, quindi questa stagione sportiva per quanto riguarda il nuoto, si concluderà a luglio a Piombino, anche lì un'attività su cui naturalmente, essendo in ambiente naturale, rientra in pieno all'interno delle politiche della WISP, quindi quello naturalmente di avere sempre attenzione particolare a quello che riguarda l'aspetto dell'ambiente, e quindi andremo a concludere questa stagione sportiva in Toscana con il nuoto in acque libere, dove saranno coinvolti sempre i giovani e i master, e di lì sarà il termine della stagione 2017-2018. Per poi ricominciare a settembre a riprogrammare la nuova stagione sportiva, con la speranza che Riccione sia sempre un punto di riferimento, in quanto in base ai numeri che ormai riusciamo a portare al seguito è l'impianto che riesce a dare risposte importanti e alquanto, insomma, un impianto apprezzato da tutti gli appassionati del mondo del nuoto. Perfetto, allora ringraziamo ancora Massimo Tesei, responsabile nazionale del nuoto WISP, e da Riccione veramente per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima settimana, ancora in diretta qui sulla pagina della WISP nazionale. Buongiorno a tutti e buona estate.